L'attentatore di Turku in Finlandia, che ha ucciso a colpi di coltello due persone nella giornata di venerdì, ferendone otto, voleva prendere di mira soprattutto donne. Questo è quanto è stato riferito dalla polizia finlandese sabato, che ha anche confermato che si tratta di terrorismo. Il giovane, un marocchino arrestato dopo l'accaduto, era arrivato nel paese lo scorso anno. Ha 18 anni e viene dal Marocco. Riguardo al movente non posso dire molto, non lo abbiamo ancora interrogato, e riguardo al legame con il terrorismo stiamo ancora indagando, non aggiungerò altro in merito. Quattro le persone arrestate, tutte di nazionalità marocchina, collegate all'attentato. Nei confronti di una sesta al momento ricercata è stato spiccato un mandato di cattura internazionale. Gli agenti hanno effettuato un raid in un appartamento nella periferia della città, nella zona di Varissu. Il primo ministro finlandese ha chiarito che si tratta della prima volta che il paese è vittima di un attacco terroristico.